prego, Tomaccio, se vuole cominciare sì. La dichiarazione. Ma, oggettivamente non c'è tanto da dire, a parte i doverosi e meritatissimi complimenti all'Olimpia Milano, al coaching staff e ai giocatori per aver conquistato la Coppa Italia, avere oggettivamente controllato la partita dall'inizio alla fine e meritato come dire, sia sulla singola partita di oggi, la finale, che sul, come dire, sull'arco della manifestazione, aver meritato il trofeo. Buonasera coach. Buonasera. Nonostante la sconfitta, ovviamente perdere non piace a nessuno, però io direi che da questa Final Eight ci sono tante cose positive che lei si porta a casa. Sì, sì, sono, siamo, come dire, le nostre prestazioni sono state buone, soprattutto, soprattutto sia dal punto di vista tecnico che caratteriale nei primi due giorni. Oggi i giocatori hanno dato veramente tutto quello che avevano, evidentemente non era abbastanza per competere a livello di tutto quello che avevamo, i giocatori hanno dato tutto quello che avevano e abbiamo dato tutto come gruppo, evidentemente non era abbastanza, ma al di là di essere, come dire, contenti di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto, deve essere uno spunto a, come dire, quando ci troviamo al confronto di grandi allenatori, grandi giocatori, di volerci avvicinare un po' a loro e cercare sempre di migliorare, tornare in palestra per migliorare. Una ventina di anni fa Messina faceva il triplete con la Virtus e tu iniziavi ad allenare fondamentalmente. Adesso sei esordiente. Purtroppo di più. In Serie A. Esordiente in Serie A, ma grazie. Questi giorni cosa ti ha frullato anche dentro te stesso per dire sono arrivato a questo punto, mi confronto in una gara secca contro uno che fondamentalmente ha insegnato ad allenare a Tani? Ma allora già, come dire, il fatto che io venga messo in una domanda con coach Messina è già qualcosa di surreale, ecco, diciamo così. Coach Messina è un allenatore che finirà nella Hall of Fame di Springfield. E per noi allenatori, insomma, della mia generazione è un modello sotto tutti i punti di vista. E quindi niente, solo grande ammirazione per tutto quello che è, che ha fatto e che ancora farà per la pallacanestro. Semplicemente un commento sulle prestazioni che ha fatto JP Machiura in queste Final Eight. Ma insomma, credo siano partite di alto livello. È chiaro che per il tipo di giocatore che è e per il tipo di squadra che siamo, non credo di doverlo dire io, credo che sia, come dire, qualcosa che credo percepiate anche voi, sia difficile estrapolare, come dire, un giocatore dal contesto, perché è chiaro che i suoi numeri e le sue giocate sono state di alto livello, come dire, sotto gli occhi di tutti, ma allo stesso tempo credo che si sia percepita una collaborazione tra i giocatori, lasciatemi questa espressione, un assecondare dei comportamenti l'uno dell'altro che permettono, come dire, più a uno più all'altro di esprimersi. E quindi sono sicuramente prestazioni di alto livello e credo lui come io e come tutto il resto della squadra, la cosa, come dire, più positiva di questa manifestazione è la percezione con cui andiamo via di poter e di dover ancora migliorare. In ottica campionato, quest'ottima Coppa Italia alza l'asticella, gli obiettivi sono sempre gli stessi, bisogna stare con i piedi per terra. Credo che nell'ottica campionato sinceramente sia più pericolosa che positiva, ecco, ma semplicemente da un punto di vista extra tecnico. È chiaro che aver raggiunto la finale alza l'attenzione su di noi. Io, se tu ci hai fatto caso, io non ho mai parlato di obiettivi. È chiaro che essendo neopromossi
bisogna rendersi veramente conto del livello a cui ci stiamo confrontando. Allo stesso tempo, come dire, la trappola di portarci questo feeling, questo, come dire, questa esaltazione della Final Eight, lo evitiamo se l'aspettativa la alziamo innanzitutto noi, su noi stessi, e non lasciamo farlo, come dire, qual è il termine, all'esterno rispetto a noi. Quindi se uscendo da qui, ancora, non per essere ripetitivo, scusatemi, torniamo in palestra con l'idea che quello che abbiamo fatto è tanto ma non abbastanza e possiamo migliorare, allora non sarà, come dire, non cadremo in questa trappola, diciamo, non so come dire, scusate. Ciao Marco, grandi congratulazioni perché comunque avete fatto una panelette straordinaria. Grandissime congratulazioni perché hai fatto una Final Eight, diciamo, straordinaria. Ah, io non ho fatto niente. No. Sono 3 anni che fai un lavoro straordinario. Cosa sarebbe cambiato? Lo so che con i secoli ma non si cambiano molto le cose, però con Chris Wright forse le cose sarebbero andate meglio. Non riesco proprio a considerarla questa domanda e a elaborare una risposta. Noi non possiamo focalizzarci su chi deve entrare dalla porta, dobbiamo focalizzarci su chi c'è già nella stanza. E dobbiamo essere in grado di vincere con quello che abbiamo. E Tavernelli, dopo non aver giocato la prima gara, è stato importantissimo in semifinale. E diversi giocatori hanno, come dire, cavalcato il momento e preso l'opportunità, come è importante che sia stato e come è giusto che sia. E quindi credo che tutto sommato siamo stati bravi a fare il massimo con quello che abbiamo e non dobbiamo pensare a quello che non abbiamo avuto. C'è proprio una mentalità proprio perdente quella di pensare a quello che non c'è, che non abbiamo. Vinciamo con quello che abbiamo. Se vinciamo con quello che abbiamo.